Dichenko che ha dato a Kuznetsov, ancora Mikhail Dichenko che chiama in avanti il giocatore Yarovenko. Sulla ribattuta brasiliana i sovietici con Kuznetsov, il lancio è verso Liuti, il rinvio è stato di Jorginho. Va al recupero il libero sovietico Gorlukovic che ha dato a Mikhail Dichenko, il quale affida a Ketachvili. È il primo minuto di gioco della finalissima del torneo olimpico di calcio tra Unione Sovietica e Brasile. A centrocampo altissimo è saltato Kuznetsov, che però si è appoggiato irregolarmente sulla schiena di Andrade. Calcio di punizione ed è Neto che si fa soffiare subito il pallone. Poi c'è questo rilancio all'indietro di Jorginho a favore del portiere Tafarel, che ha appena 22 anni, è dell'Internazionale di Porto Alegre ed è un portiere molto bravo. Questa è una nota un po' nuova nella nazionale brasiliana. L'impostazione è Andrade. Il passaggio è per Neto. Su di lui affonda il tackle Tatarciucchi in modo irregolare. C'è l'intervento di Biguet, l'arbitro francese, a comandare il calcio di punizione per i brasiliani. Andrade. Milton, Luis Carlos, Mikhail Dichenko interrompe la trama dei brasiliani e riparte l'Unione Sovietica con Kuznetsov. Ecco Dobrovolski, il lancio a cercare in posizione della sinistra il mobilissimo Mikhail Dichenko che dà il mezzo per Liuti, Liuti scivola e disimpegnano con calma i difensori brasiliani, con il Brasile ora al contrattacco. C'è questa iniziativa stroncata irregolarmente, era stato Careca a portarsi in avanti, c'è calcio di punizione per i sudamericani. 2 minuti e 10 secondi di gioco nel corso del primo tempo, stadio olimpico di Seul, finalissima del torneo di calcio, mentre rivediamo l'azione fallosa ai danni di Milton. Alla battuta Neto ha rinviato il suo tiro, lo recupera Andrade. Poi il tocco è stato di Careca. Milton. E c'è questa conclusione deviata, molto bella, sul fondo. Conclusione da parte di Bedetto. Panchina brasiliana con Carlos Silva, mentre l'allenatore dei sovietici è Bichovic. Va il tiro dalla bandierina Neto. Parabola molto lunga, pallone rimesso al centro, arriva in ritardo Milton. Poi ancora tenta la battuta di prima intenzione Bedetto, ma sbaglia grossolanamente la mira, vedendo addirittura in fallo laterale dalla parte opposta. La rimessa è di Yarovenko, eccolo inquadrato, mentre si gioca da 4 minuti sullo 0-0. Ecco i sovietici che propongono questo tema offensivo con Liuti. Liuti cerca spazio, chiude su di lui tempestivamente Aloisio, uno dei due centrali a favore di Tafarelli. È saltato Ketachvili, ma la palla è sempre brasiliana. Ancora un disimpegno all'indietro, un po' avventuroso, con palla in calcio d'angolo. Il passaggio era stato di Jorginho, invano il portiere Tafarel ha tentato di evitare il corner. Angolo per i sovietici.
batte Dobrovolski, esce Tafarel con ottima scelta di tempo e poi lancia immediatamente Milton, contrattacco brasiliano. Il tocco di Milton è su Bebeto, Bebeto è fermato ma in fallo laterale da Jarovenko. Rimessa di Luis Carlos. Ancora un intervento di Jarovenko, poi il colpo di testa di Mikhailichenko spostato irregolarmente, calcio di punizione per i sovietici, battuto dallo stesso Mikhailichenko. Lo stacco è stato di Aloisio, va Liuti a tentare di riconquistare il pallone ma lo fa in modo irregolare, calcio di punizione già battuto per i brasiliani. Meto. C'è un intervento ora dell'arbitro a comandare un calcio di punizione a favore dei sovietici, probabilmente perché il giocatore brasiliano aveva chiamato il pallone, Mikhailichenko. Jarovenko, la ribattuta di Aloisio. Il fondo del terreno è abbastanza insidioso e irregolare. Anche stamattina qui si sono tenute le gare di atletica leggera, c'è stata la finale del peso femminile e del disco maschile, naturalmente gli attrezzi finiscono per rovinare il manto erboso. Ed ecco il passaggio all'indietro di Losiev per il portiere Carine. Si allunga troppo la palla e la perde Ketachvili, contrattacco brasiliano, è in azione il veloce Romario, sul quale però chiudono bene i giocatori della difesa sovietica. Ci sono tre giocatori in lizza per aggiudicarsi il titolo di capocannoniere in questo torneo olimpico. Attualmente la classifica vede al comando il giocatore dello Zambia, Kalusha Balia. Scende la linea fino alla fine della partita, compreso l'intervallo. Non possiamo tornare sullo studio, causa sessione dallo straordinario. Vi dicevo che c'è Balia che comanda la classifica dei cannonieri assieme a Romario, che è il numero 11 del Brasile, mentre con 5 reti sono Dobrovolski e Mikhailichenko dell'Unione Sovietica. Palla intanto manovrata da Andrade, data a Careca. Buona lo slalom e poi è Bebeto che incespica sul pallone proprio al limite dell'area di rigore. Insistono comunque i brasiliani, il traversone di Neto termina direttamente a fondo campo. Inquadrato Neto, a 22 anni, gioca con il Guarani. Tatarchuk, Mikhailichenko taglia il campo, intercetta Jorginho. Su Jorginho però c'è il recupero di Dobrovolski. Sono ancora i sovietici a venire in avanti con questo lancio del difensore esterno Losiev, deviato. Lo stesso Losiev alla rimessa. Ora un intervento di Neto ai danni di Dobrovolski, giocatore interessantissimo. A terra Narbekovas, poi si ripagano subito i sovietici con un intervento falloso. Andrade, giocatore della Roma. Perde il pallone Andrade, Mikhailichenko lancia in profondità Tatarchuk, parte il traversone, arriva Mikhailichenko, la sua sventola è sul fondo. Vedete come si dispera Mikhailichenko, sciocchezza difensiva da parte di Andrade, immediatamente sfruttata dai sovietici, vedete il traversone di Tatarchuk, il tocco di Liuti, il sinistro al volo da parte di Mikhailichenko sul fondo. Ancora Mikhailichenko al centrocampo, Kuznetsov,
Kuznetsov vince un contrasto, sta in profondità questo pallone per Narbekovas. Narbekovas è fermato, poi Milton evita anche Liuti, che peraltro commette fallo. La battuta deve essere effettuata più all'indietro, quest'arbitro francese Biguet è molto pignolo. Milton, ecco il lancio lungo verso Bebeto, c'è la chiusura di Gorlukovic. Mikhailichenko, vedete il suo impressionante raggio d'azione. Gorlukovic batte lungo a cercare l'inserimento di qualche compagno sulla sinistra, inserimento che non c'è. Luis Carlo, Bebeto, ancora un intervento bellissimo di Mikhailichenko, avete visto il suo colpo di tacco, poi il tocco all'indietro a favore di Yarovenko era stato effettuato da Kuznetsov e Yarovenko ha affidato al portiere. Da questi al libero Gorlukovic, Kuznetsov, ecco il lancio molto bello in profondità verso Liuti, esce però il portiere, era stato Dobrovolski a effettuare il lancio. Sulla rimessa del portiere c'è Yarovenko che mette in fallo laterale. Fase di studio ancora tra le due squadre, siamo al 12° del primo tempo, il risultato è di 0-0. Intanto c'è un intervento falloso di Ketachvili. Allenatore brasiliano Carlos Silva. Fate la punizione Milton. Con la palla che spiove in area. È andato allo stacco Jorginho. Il pallone fuori, la rimessa è dello stesso Jorginho. Romario all'indietro su Neto. Parte il traversone innalzato dagli Uti. Difendono bene i sovietici, poi prolunga Tatarchuk il rilancio, dalla parte opposta arriva anche Luis Carlos, il difensore esterno di destra, che viene però fermato e c'è il tentativo di contropiede dei sovietici che sono insidiosissimi. Vedete questa bellissima azione in contropiede con Dobrovolski che è stato fermato in fallo laterale. Yarovenko converge, Yarovenko, tocca fuori per Kuznetsov, ancora Yarovenko, cerca spazio per il tiro, viene fermato da Andrade, subentra Narbekovas, combina ancora con lo stesso Yarovenko, il quale dà centralmente a Kuznetsov, Kuznetsov a favore di Tatarchuk, Tatarchuk per Mikhailichenko, su Mikhailichenko è andato a chiudere Luis Carlos. Non si tratta di calcio d'angolo, c'è stato rimpallo fra i due giocatori, l'ultimo tocco evidentemente è stato del sovietico. Ci avviciniamo al quarto d'ora di gioco nel corso del primo tempo, il risultato è di 0-0 qui allo Stadio Olimpico di Seul tra Unione Sovietica e Brasile per la finalissima del torneo di calcio. Fallo ai danni di Neto commesso da Kuznetsov. Stavolta Kuznetsov interviene irregolarmente, toglie la palla all'avversario e il suo lancio è intercettato da Andrade. Per la rimessa all'Ostiad. Liuti rovesce al centro e con calma i difensori brasiliani, anche se sarà stato uno svarione di André Cruz, toccano all'indietro al proprio portiere.
colpo di testa di Khetachvili, l'inserimento di Jorginho, chiudono su di lui i sovietici ma in modo giudicato irregolare da Biguet, calcio di punizione per il Brasile. Tutto questo quando si gioca da 15 minuti e 30 secondi nel corso del primo tempo sul risultato di 0-0. C'è Milton pronto a battere il calcio di punizione. È molto forte ma termina direttamente sul fondo. Rivediamo. Tiro sul fondo di André Cruz. Questo è un giocatore molto giovane, ha 20 anni, gioca con il Ponte Preta. Il colpo di testa è di Liuti, che era riuscito a colpire il pallone quantunque irregolarmente ostacolato da un avversario, c'è l'intervento dell'arbitro e il calcio di punizione per i sovietici. Di Dobrovolski, ancora fallo su di lui. Giocatori molto mobili, Dobrovolski e Mikhailichenko, si inseriscono con delle accelerazioni impressionanti nel vivo della difesa avversaria, mentre vedete Tafarelle che comanda l'esatta disposizione della barriera. Palla Dobrovolski, giocatore della Dinamo di Mosca, 22enne, in possesso di un gran tiro, accanto a lui Khetachvili della Dinamo di Tbilisi. E la rincorsa di Dobrovolski, il suo tiro insidiosissimo che filtra nella barriera e viene bloccato dal portiere Tafarelli. Intanto Romario tenta di andare via ma viene fermato dall'Ossiato. La rimessa è di Jorginho. Poi c'è questo campanile altissimo di Khetachvili. Ancora Jorginho per la rimessa. Verso Bebeto. Interviene Biguet. Dice l'arbitro, sono io, e comanda la rimessa laterale a favore dei sovietici. Lotfield. Liuti. Pallo di mano. Da parte di Neto. E calcio di punizione per la formazione dell'Unione Sovietica, battuto da Lofeyev direttamente sul portiere Karine. La partita fino a questo momento non è che abbia detto molto, siamo intorno al 20° del primo tempo, risultato di 0-0, naturalmente le due formazioni sono molto accorte. È una finalissima, c'è in palio la medaglia d'oro, il colpo di testa molto bello di Liuti, poi il tentativo di conclusione da parte di Tatarchuk, a centrocampo riconquista il pallone Neto, poi lo perde e sono ancora i sovietici con lo stesso Tatarchuk che dà Mikhailichenko, il quale si gira ma in seconda battuta viene fermato. Ecco il tentativo di azione poi da parte di Careca. Ancora Careca che riconquista il pallone favorendo l'inserimento di Jorginho. Vengono i brasiliani, il lancio in profondità è su Romario, il fallo è di Khetachvili. Eccolo inquadrato. Si
sistema a terra il pallone per la battuta Neto. Sinistro, respinto dai difensori sovietici proprio al limite dell'area. Non si va molto per il sottile, vedete che fioccano i rilanci con la palla scaraventata in palla laterale. La rimessa è di Jorginho, questa rovesciata di Andrade, e ancora un rilancio molto alto da parte del libero sovietico, e poi l'intervento falloso ai danni di Tatarchuk. A terra Tatarchuk. Vediamo, vedete Tatarchuk, e su di lui c'è il fallo di Aloisio. Parte la punizione di Narbe Kovas, saltano in parecchi. Tocca per ultimo Liuti, giocatore molto alto, pericolosissimo di testa. Paparelli. Bello lo stacco di Neto, ma è Ketachvili che tocca al portiere sovietico Karine. Berlukovic, Kuznetsov, lancio a cercare l'inserimento di Yarovenko, ripartono però i brasiliani, ecco questo prolungato lavoro da parte di Careca, Careca che viene messo a terra, l'arbitro facendo che si può proseguire. Sopravolti, Mikhailichenko, Yarovenko, Kuznetsov e poi il colpo di testa molto bello da parte di Aloisio. Quindi il gioco fermo per un fallo commesso da Luis Carlos su Mikhailichenko. 23 minuti di gioco nel corso del primo tempo, risultato ancorato sullo 0-0. Tatarchuk, fallo ancora ai danni di Dobrovolski. Stavolta lo ha commesso Milton. Dobrovolski. Rampa di lancio. Il tocco è per Ketachvili. Dobrovolski, doppio rimpallo favorevole ai brasiliani. Poi il colpo di testa di Narbe Kovas con tocco in fallo laterale di Jorginho. Narbe Kovas. Buono il suggerimento per Kuznetsov, ancora Kuznetsov, Kuznetsov che riesce a dare fuori per Narbe Kovas, il quale taglia in area di rigore, intercetta e rinvia André Cruz, dalla parte opposta difende il pallone Luis Carlos, lo dà lo stesso André Cruz, ma c'è Kuznetsov che ne intercetta il rilancio e ripropone il tema per i sovietici con questo lancio a favore di Liuti. Su Liuti è andato a chiudere molto bene Aloisio e Liuti commette fallo. Milton. In slalom tocca Careca. Avanza Careca, cede a Romario.
Palla ancora per Romario, il quale tenta il palleggio. Il passaggio di ritorno era stato di Neto. Nulla da fare per i brasiliani. Mikhailichenko a cercare Liuti. Molto bello il passaggio. Entra in area Liuti. Tira. E il portiere in due tempi riesce a intercettare. Splendido lancio di Mikhailichenko a favore di Liuti. Battuta di quest'ultimo e parata di Tafarelli. Palleggiano i difensori brasiliani e alla fine toccano ancora il proprio portiere. Careca. Ha la tendenza a trattenere molto a lungo il pallone. Andrade, ecco il suo lancio profondo per Jorginho, quale, marcato stretto da Gorlukovic, non può evitare il fallo laterale. Siamo sempre sulla situazione di 0-0 tra Unione Sovietica e Brasile qui allo Stadio Olimpico di Seul, con il quale siete collegati in diretta. Taglia il tocco Kuznetsov e regala la rimessa al Brasile. Jorginho, Andrade. Su Andrade c'è stato l'intervento di Liuti, ancora Jorginho, Careca. Sono anche parecchi errori in fase di palleggio. Bisogna considerare comunque che le squadre giungono a questi turni finali molto stanche per il logorante torneo olimpico. Ecco Milton per il Brasile. Milton viene attaccato irregolarmente da Kuznetsov, ha già battuto il calcio di punizione dando ad Andrade. Andrade chiama in causa Jorginho. Fiora Mikhailichenko e rinvia Khetachvili, che ogni volta che prende il pallone lascia partire delle cannonate, per la verità tutt'altro che precise. Jorginho, Neto, bello il traversone che da quest'ottica, dalla postazione mia, sembrava buono, invece risultato sull'esterno della rete. Va a effettuare il rinvio Gorlukovic, il libero. Liuti va altissimo e tocca per Narbekovas. Liuti però si è appoggiato, a giudizio dell'arbitro francese Piguet, regolarmente ai danni di Andrade, che batte la punizione servendo Careca. Scivola Careca, lo attacca e lo ferma Narbekovas, che ha dato a Lofiev. Mikhailichenko. Ancora un lancio molto bello, però artigliato altrettanto bene da Jorginho. Recupera Mikhailichenko al centrocampo, ecco che subentra Kuznetsov. Poi c'è il bel anticipo di Milton, contrattacco brasiliano, il tocco di Romario, ancora su Romario la combinazione, il quale va a venire in avanti anche Bebeto. Nulla da fare. Scattano velocissimi, soprattutto in contropiede i brasiliani. In questa circostanza hanno guadagnato un calcio d'angolo, angolo che sta per essere battuto da Neto. Parabola molto insidiosa e palla in gol. È stato l'astuto ancora, l'astuto Romario a mettere dentro da due passi sul traversone molto insidioso battuto da Neto. Gol di Romario, rivediamo Neto. Vedete la parabola rientrare, il portiere non ci arriva e Romario da due passi tocca dentro. Gol di Romario. E Romario con questo gol sale a quota 7 nella classifica dei marcatori.
è attualmente l'unico leader nei cannonieri. Alla mezz'ora esatta del primo tempo, gol di Romario per il Brasile, 1-0 per il Brasile. Ancora i brasiliani riconquistano il pallone, Careca a cercare lo stesso Romario, sul quale c'è l'anticipo di Chetacivili. Si riprende con un nuovo calcio d'angolo a favore dei brasiliani ed è ancora Neto, autore della precedente battuta dalla parte opposta, che va a effettuare il traversone. Stavolta il taglio è all'esterno verso il centro del campo, ma la parabola è sempre molto insidiosa e c'è ancora un calcio d'angolo e un po' in affanno la retroguardia sovietica contro i fantasisti brasiliani. ...1-0 per il Brasile, non c'è angolo stavolta. L'intervento dell'arbitro Piguet si era aiutato irregolarmente Andrade sull'avversario. Lunghissimo il rinvio del portiere Carine, il colpo di testa di Aloisio. Quest'altro di Neto, poi Kuznetsov per i sovietici e non si capiscono Tatarchuk e Lofeyev. Careca, Bebeto, poi un intervento di Piguet a ravvisare una irregolarità di un brasiliano, calcio di punizione per l'Unione Sovietica che stenta un po' a riprendersi dallo shock del gol subito alla mezz'ora esatta del primo tempo ad opera di Romario. Chetacivili per Yarovenko, ecco il difensore esterno che si sgancia. Perde il pallone, lo perde a sua volta anche Careca, il tocco è per Gorlukovic, ancora Yarovenko, parte il traversone, con calma tocca Andrade verso Luis Carlos, palla verso lo stesso Andrade, il cui rilancio però è intercettato dai sovietici. Liuti va altissimo a deviare ancora verso il centro dell'area, esce Taparelle e anticipa Mikhailichenko. Il lancio è a favore di Neto, sempre Neto in azione, tenta la combinazione con Careca, intercettano immediatamente i sovietici. Narbekovas colpisce il compagno Kuznetsov, il quale Kuznetsov viene caricato irregolarmente, c'è calcio di punizione, battuto dallo stesso Kuznetsov. Dobrovolski, Losseyev, cambia gioco, non ci arriva Mikhailichenko e ripartono ancora con Milton i brasiliani. Ecco Milton, bello il suo dribbling, Milton, Careca tenta il triangolo profondo con lo stesso Milton, intercettano i difensori russi e alla fine la palla giunge a Carine, ma il Brasile sta giocando molto bene. Mikhailichenko, Yarovenko, batte il traversone, il colpo di testa di André Cruz. Neto all'impostazione, ecco il lancio lungo a cercare lo scatto di Romario in posizione di ala sinistra, velocissimo Romario, ecco il suo dribbling, converge Romario e viene strattonato irregolarmente da Gorlukovic, calcio di punizione per il Brasile mentre fioccano gli applausi.
per questo Romario, giocatore indubbiamente di grande valore, ha segnato 7 gol già in questo torneo olimpico, gioca con il Vasco de Gama, ha 22 anni. A terra il pallone Bebeto, accanto a lui c'è anche il difensore centrale André Cruz e il difensore esterno Jorginho. Vede con la maglia numero 20 Bebeto, con il 17 c'è anche Neto vicino. Tira Bebeto, la palla è insidiosissima, è molto tagliata, sorvola la barriera ma anche la traversa, il portiere comunque Carine dava l'impressione di essere sulla traiettoria, tant'è che i brasiliani hanno chiesto l'angolo, ma vedete che il portiere in effetti non ha toccato. Ricordo Kovic il rinvio. Con un attimo di ritardo fischia la punizione l'arbitro Biguet per il fallo ai danni di Narbe Kovac. Ora i sovietici in avanti, parte il traversone, esce ancora con sicurezza il portiere Tafarelli. Buono anche in elevazione Romario, che nella circostanza altro non può fare che sfiorare il pallone, deviarlo verso il portiere Gorlukovic. Tocco all'indietro è stato di Tatarciuk, Yarovenko, Tatarciuk, sono più briosi i brasiliani, eccolo Romario. Ed ecco il suo suggerimento molto bello per Neto in posizione di ala sinistra. Neto entra in area, viene però attaccato e fermato da Lofeyev. E poi l'ultimo tocco è dello stesso Neto, altro giovane, 22 anni, del Guarani. Siamo giunti al 37esimo del primo tempo, il risultato è di 1-0 in questa finalissima del torneo olimpico di calcio. Il Brasile conduce per 1-0 sull'Unione Sovietica, Gorlukovic al rinvio. André Cruz, poi fallo di Romario. Batte Ketachvili. Kuznetsov. Mikhailichenko prolunga verso Liuti. Poi Mikhailichenko che tenta di agguantare il pallone, ma è stupendo l'intervento in chiusura di Aloisio. E vedete con quanta proprietà palleggino, secondo antica tradizione, i brasiliani. Narbe Kovac, palla fuori. La rimessa è di Jorginho. Careca. Bello il suo pallonetto, va a Careca, viene fermato Kuznetsov, Narbe Kovac, Yarovenko, Ketachvili. Ecco il lancio, va ancora Liuti, poi Narbe Kovac, il tocco di Kuznetsov verso Liuti, ma rinviano i brasiliani. Ketachvili alla rincorsa del pallone, ora accenna ad un forcing offensivo l'Unione Sovietica, che però non ha le idee molto chiare. Mancano poco più di 5 minuti alla conclusione del primo tempo, il Brasile conduce per 1-0 sull'Unione Sovietica. Narbe Kovac e Jorginho, il fallo del difensore. Narbe Kovac ha un gesto di reazione. Dobrovolski, Mikhailichenko. Va Mikhailichenko, si allunga troppo il pallone, lo perde. Milton.
Milton in prolungato lavoro, attaccato da tre sovietici, difende il pallone come può e poi subentra Neto con questo lancio indirizzato sul compagno Milton, il quale fa partire il traversone. Il portiere sovietico è costretto a uscire dai pali e anche dall'area per tentare di evitare il calcio d'angolo, operazione non riuscita. Ancora un tiro dalla bandierina ed è Neto che va ad effettuarlo. Ha una battuta con il sinistro molto insidiosa sul suo tiro dalla bandierina, ma effettuato dalla parte opposta, con parabola a rientrare verso la porta. È nato il gol brasiliano, vedete il traversone di sinistro ancora insidioso ed è stato Mikhailichenko a rifugiarsi in fallo laterale. Neto. Il rilancio di Loftejev con calma. Luis Carlos. Aloisio. Romario. Narbe, Kovas e portiere Carine. Loftejev. Cerca Narbe Kovas, eccolo servito. Lancio è per Liuti. Liuti si scontra con Aloisio, il pallone carambola sul corpo del giocatore dell'Unione Sovietica, va comunque a intercettarlo e a rinviarlo Tafarel. Mikhailichenko. Dobrovolski. Ketachvili. In fallo laterale Luis Carlos d'anticipo su Yarovenko. Lo stesso Yarovenko da Tatarchuk. E poi i brasiliani, ma con azione fallosa, giusta la decisione dell'arbitro, azione fallosa di Careca, che si era aiutato nei confronti di un avversario che lo stava anticipando. Ammoniti, Ketachvili e Careca. Una munizione per parte, Ketachvili dunque e Careca. Due minuti alla conclusione del primo tempo, un primo tempo che l'Unione Sovietica aveva cominciato abbastanza bene. Poi il Brasile è passato in vantaggio e lo ha legittimato con alcune giocate notevoli proprio dopo averlo conquistato. Ancora il Brasile in contropiede, il lancio è di Neto a cercare Romario e Ketachvili, fallo di Ketachvili, giocatore molto falloso, e l'Unione Sovietica nell'ansia di rimontare si fa trovare un po' scoperta, lasciando il solo Ketachvili a vedersela con Romario. Vedete che Ketachvili non è uno che fa tanti complimenti, scaraventa a terra l'avversario, il calcio di punizione dal limite è a favore del Brasile e situazioni di questo tipo sono sempre molto insidiose vista l'abilità nel tiro da fermo dei brasiliani. Milton e André Cruz nei pressi del pallone. André Cruz è un difensore centrale, Milton un centrocampista. Il tiro di André Cruz che chiama il portiere Carine ad una difficilissima deviazione. Molto molto bello il tiro di André Cruz che vedete inquadrato e che rivedete ora. Palla che filtra millimetricamente sopra la barriera e grande deviazione del portiere sovietico Carine. Va il tiro dalla bandierina naturalmente Neto. Con il suo sinistro molto liftato calibrerà verso la porta di Carine. Ecco infatti il pallone pericolosissimo messo fuori in qualche modo dai difensori sovietici. Sta per scadere il primo tempo mentre i brasiliani
stanno facendo festa in tribuna. La rimessa è di Jorginho. Romario, intervento dell'arbitro che manda le due squadre agli spogliatoi dopo 45 minuti di gioco, che hanno e dà il via. Brasile vicinissimo al suo primo titolo olimpico. Ecco il lancio verso Romario, il colpo di testa è stato effettuato da Ketachvili e ora è Lofeyev in possesso di palla. Ancora Lofeyev che ha ricevuto da Yarovenko. Ritardano un po' il rilancio i brasiliani, ma poi affidano a Luis Carlos, sul quale interviene in fallo laterale proprio il nuovo entrato Savicev. Rimessa di Luis Carlos. Ha intercettato Kuznetsov, poi un rimpallo con una rimessa ancora sovietica, effettuata da Yarovenko a favore del libero Gorlukovic, Ketachvili, portiere Karine. Yarovenko. Ketachvili. Karine. Colpo di testa da parte di Liuti, poi subentra Kuznetsov, da Nardekovas, questi a Dobrovolski, Dobrovolski al limite, attende l'inserimento di Lofeyev, lo serve, parte il traversone, Liuti, finta, Mikhailichenko in controtempo, poi il tiro di Savicev, la grande parata del portiere Tafarel. Savicev è andato alla conclusione dopo che Mikhailichenko aveva perso il tempo per la battuta. Grande parata di Tafarel che conferma le sue ottime qualità. Già in apertura di telecronaca abbiamo detto che tra le note sorprendenti di questa giovane formazione brasiliana c'è anche questo portiere che va contro un po' la tradizione del football sudamericano. In effetti molto spesso il Brasile aveva squadre fortissime e portieri vulnerabili. Comunque ne nasce questo calcio d'angolo che l'Unione Sovietica non riesce a sfruttare, ma la palla è ancora deviata in calcio d'angolo e sarà di nuovo Dobrovolski a battere dalla bandierina. Risultato di 1-0, 2 minuti e mezzo di gioco nel corso della ripresa, Unione Sovietica in avanti. Dalla bandierina Dobrovolski per il secondo corner consecutivo. Parabola più alta, stavolta ha sfiorato di testa Neto. Ancora i sovietici con Kuznetsov. Kuznetsov che dà all'Ossejev, il cui traversone viene fermato e scaraventato fuori da Aloisio. Il recupero di Lofeyev, ecco la sua rimessa, sfiora Liuti e palla ancora in calcio d'angolo. Ad evitare guai peggiori è stato Carica a deviare oltre il fondo per quello che è il terzo corner dell'Unione Sovietica in questo scorcio della ripresa iniziale. Anche da destra va a battere Dobrovolski. Parabola arcuata ed è molto bravo Tafarel a bloccare. Indubbiamente un buon portiere, ripeto, fra l'altro ha appena 22 anni. Non c'è fallo, dice l'arbitro. Colpo di testa di Kuznetsov, Savicev e poi Yarovenko per il portiere Karine.
Ecco, si rinvia. Andrade Careca. Careca combina con Neto. Si lotta con accanimento, poi i sovietici, Lofsied. Ecco Mikhailichenko. Lancio in profondità, troppo lungo, anche perché sceglie una volta di più ottimamente il tempo dell'uscita Taffarel ed anticipa l'avversario. Petacivili. Viuti. Savicev. Va Savicev. Si avvicina all'area, tocca centralmente per Tatarchuk e poi viene anticipato Mikhailichenko. Gorlukovic tenta di farsi largo, resiste però Careca e poi c'è il lancio in profondità di Neto, intercettato da Khetachvili che rilancia a cercare lo scatto di Liuti. La palla è in fallo laterale. Bischovitz prima inquadrato, ora Carlo Silva, ancora Bischovitz. Yarovenko, ancora verso Yarovenko il tocco di testa di Savicev, viene fermato però Yarovenko. Ci sarà nuova rimessa laterale a favore dei sovietici con cronometro che segna 6 minuti nel corso della ripresa. Sbagliata la rimessa di Yarovenko a giudizio dell'arbitro Biguet. Viene ora a effettuarla Luis Carlos Careca. Teams have put him on his own as the top scorer in the tournament with 7. And the other thing to note about Brazil on this performance has been the showing of their goalkeeper Claudio Taffarel, showing that the country have found a goalkeeper who's very prepared to come off his line. Soviets in the red attacking the goal to our left. We've played just coming up to 7 minutes of the second half. Brazil leading by 1-0. It's Aloisio. Really need to keep it in, but they do make some pretty basic errors in defence from time to time. But going forward, they're very interesting to watch. Soviet lineup, including Alexei Mikhailichenko, who played for them in the European Championship. Had a good tournament in West Germany. And a player to note, perhaps for the future, Igor Drobolsky. Goprovolsky, I beg his pardon, who just didn't quite make that team, and they said that he was kept back to play in the Olympics. And all the Soviet players from first division clubs in the Soviet Union. The goalkeeper from Moscow Dynamo. And the man taking the kick, Kolukovic. From Lokomotiv Moscow, who have just been promoted to the first division. Khetachvili plays for Dynamo Tbilisi, a newer breed there. And Yuri Savichev wasn't on in the first half, but replaced Navikovash, has had one shot scraped away already by Taffarel. The referee is from France, Gerard Biguet, and the two linesmen, Jesus Diaz from Colombia, and the one Ma Yassim of Bahrain. That gentleman is known by Brazilians as Careca 2. He's a very useful player indeed. Might well be joining Careca 1 in the World Cup squad in Italy in 2 years' time. Click on by Tatarchuk. Soviet Union winners of the Olympic title in 1956 in Melbourne, since which time they've 3 times won the bronze medal, in 72, in 76, and in the Moscow Olympics of 1980. Brazil have never won it, but they were the runners-up 4 years ago to France. Savicev
Evgeny Kuznetsov, not the one who played in the European Championship. Kuznetsov plays for Moscow Spartak. That one played for Dynamo Kiev. And you'll probably remember that his suspension in the final cost so much to his side. Here's Mikhailichenko. We've seen one or two long-range free kicks, but so far nothing too accurate. Igor Dobrovolsky just trying to find Mikhailichenko and does. And I'm sure that Taparel will be happy to take those all night. Aloisio's header. Off. Kareka. He stands challenges very well, but sometimes wants to walk all the way. That was one of those occasions. Yuri Savichev. Giving the Soviets a bit of pace down this left side. And he has a shot of some venom with his right foot. Romario. Neto's shot, which was blocked. Both sides suffering from suspensions for this final, particularly the Soviets. They have lost their key player in midfield, Giovanni, and also one of their defenders, Ademir. So I think Soviets, I meant the Brazilian side of suffered from the loss of Giovanni and Ademir, and the Soviets are without Alexei Cherednik. Two yellow cards making them miss the final. This is Milton. Nasty Rob Mikulikovic hasn't come forward too much from his sweeper roll, free roll at the back. That's not a good pass. Luis Carlos. Twelve and a half minutes of the second half gone. That's the Soviet coach, Anatoly Vishevets. 44, played for them in the late 60s and 70s. Played in the Mexico World Cup. Not the accuracy from Jorginho of Flamengo. Way off the outside of his right foot. Kuznetsov. Took the Losev linking on the right. And eventually, it's Milton who wins the ball. Kareka. Three against two here. This is Romario. He's gone back into the crowd for reasons best known to himself. Really quite extraordinary. When they had the advantage of numbers, instead of stretching the back line, they tightened it up for them. Carlos has gone on. And the free kick is in fact going to be the other way, and what the referee says was a blatant piece of acting. Good decision. Look at that. Make sure that he caught the legs of two players. Neto.
Karlychenko. Penalty is given. Well, that really was a shame in many respects. Andrada, I think, was the offender. And when you look at it from that angle, you can certainly see the referee's viewpoint. But he was just trying to weave his way through, and not the first time that we've seen some rather inept defensive work. They gave away a penalty against West Germany with a similar sort of challenge. So the Soviets with a chance of getting back into it. I'd assume that Igor Dobrovolsky will take it. Scored a couple against Australia in one of the group matches. Certainly taking his time. 21 years old, he's been capped 5 times for the full side. He plays for Moscow Dynamo. And you can sense that the crowd is very much on the side of the Brazilians here. He faces the 22-year-old Claudio Taffarel, with intent to beat him. And he does. 1-1. 16 minutes of the second half gone. And the applause from Bishovets. A little bit more chunky than in his playing days, but I suppose not surprisingly, now that he's in his 40s. Goalkeeper the wrong way. And Dobrovolsky moves on to 6 goals in the championship. Putting one behind the score of the other goal, Romario in possession now. But even in the few minutes that you've been with us, I think you've seen something of what the Brazilians are capable of doing in possession and the mistakes that they can also make defensively. Mikhailichenko, and the free kick given again. The penalty goal was scored by number 10, Igor Dobrovolsky. First of all, talking to Aloisio. Second half. And I don't think it was Aloisio that he booked. So after the booking comes the free kick. Dobrovolsky again. Karlychenko has gone out to the right, as has Vladimir Liuti. Savichev the other way. It looks as though Dobrovolsky is going to have a strike. The Brazilians think that. They've added a man to the wall. Makes it more difficult. And it's played forward with the intention of finding Savichev. Carlos, played once in the 1984 competition in Los Angeles. Karlychenko. Savichev, Karlychenko inside. Not a good challenge again. This one by Aloisio. Brazilians over the years have never thought twice about putting the body there. Even the best players.
four players on the far side for the Soviet Union. And a not very happy Brazilian coach, Carlos Alberto Silva. He's the third choice for the job. He's in charge on the last European tour made by his country's footballers. Dobrovolski. Oh, it's a curious one and is well taken. Bebeto didn't make it. Jorginho. Free kick. We're seeing rather a lot of free kicks. It's time against Tatarchuk. Another player to be capped once. On the full side. And the Olympic tournament over the years has given one or two pointers for what might happen in the next qualifying and finals of the World Cup. Milton. Poland, for example, winners in 72, gave warning to England. The Algerians in 1980 said something about the African challenge for 82. Just too far. It's also in the Olympics that the great Michel Platini first played for France. Brazilian shirts in the crowd. This is always the case when they're playing. Carlos, Careca, two waiting, Romario just couldn't climb enough, this is Neto, Kulak, Savicev is out to the left. This is Yarovenko. And Savicev. Nice turn on the right, got a deflection. Dobrovolski. Yarovenko. Milton, in a totally different role from the other evening when he was a substitute in the second half against West Germany and played more or less as an out-and-out winger. Pereka. That's the halfway point of the second half. And a substitution coming up for Brazil. Edmar is the player they want to bring on. Luis Carlos. Now we've had 24 minutes of the second half in the Olympic final of the football tournament from the main Olympic stadium. Now you've been watching all the track and field. And it's just after 25 past 8 on Saturday evening here in Seoul. Mikhailichenko. Substitution still hasn't been made. Carried on a little bit. Bebeto was caught by Patatsvili. Yeah.
18th Olympic tournament. Great Britain won the first. But these days, they don't compete. Dimitri Karin down comfortably to save from Neto. And the reason that we don't compete is that to put a British side into the Olympic Games would cause problems for us, having four different entrants for the World Cup. This is Kuznetsov. Yaravenko. Oh, Romario hasn't seen much of the ball lately. Brazil occupying four defenders. Careca taking over. Mikhailichenko seems to find himself close to him. That was an attempt to lob a goalkeeper who'd come forward. It's been a piece of virtuosity. Interestingly enough, the goalkeeper concerned has modeled his style on the great Ladislav Mazurkiewicz of Uruguay. It was the fellow that Pelé tried to lob and very nearly succeeded in doing so in the 1970 World Cup. Sabichev is the injured player. At least the hold-up might give the opportunity for Brazil to make their substitution. On comes Edmar, booking for the challenge. And the player who's gone off is number 17, Neto. And the player booked, committing that foul, Luis Carlos. Yuri Savichev made the team. His twin brother just missed out. And I'm sure I speak for all the commentators here if I say we're not too sorry about that. Yuri Savichev. It was difficult to control the bouncing ball. Free kick is the Soviet Union's way. French referee speak quite a lot to the Brazilians. Again, Dobrovolsky organizing things. And from this sort of position, curling around the near side of the wall as we look, one would fancy Mikhailichenko to have a go. But he doesn't. Another does Dobrovolsky, who's in fact taken by Katachvili. And he didn't trouble Claudio Taffarel. He never looked like doing so. Yaravenko. It's rather lost its way. It's become rather scrappy. Savichev for the Soviet Union. Liuti. A spin turn by Aloisio. Twenty-nine and a half minutes gone. 1-1 the score. And Brazil have a second substitute warming up. João Paulo. Name that comes up on your screen when he comes on.
will not be anything like that, but that's what they call him in Brazil. He's going to replace Bebeto. It's been a little disappointing on the two occasions that I've watched him. Sergio, known as João Paulo. Slight hesitation, and Savicev nearly made them pay for it. Substitution for Brazil. It was André Jose Cruz Oliveira, who thought twice about it. Number 18, Sergio Lulas, in. La substitution pour le Brésil. Numéro 20. Substitution by Brazil is an attacker for an attacker. Numéro 18, Sergio Lulas. Dobrovolski with the corner. Mikhailichenko makes the first run across. And he had to run a great deal further than that if he was going to have any chance. Rather poor corner. Inside the last quarter of an hour. Dobrovolski, useful at every set piece it seems. Well claimed again by Taffarel. Romario is a little isolated. Very quick, useful player, but obviously lacks the height. Reminds me a little bit of the centre-forward of Brazil who suffered so much with his knees, Ronaldo. But in the end, it was bigger players like Roberto and Serginho who replaced him. Here he is, Romario. The Brazilians appeal. Nothing is given. And the crowd obviously don't agree with the French referee. Luis Carlos. Edmar Santos. João Paulo. Run into a little posse. Mikhailichenko. Also rather committing himself. Edmar. Dobrovolski. Greater directness about the Soviet player. It's causing concern on this bench. Bring it to João Paulo. Milton obliges. João Paulo to the right, number 18. Romario in the inside left position. João Paulo. And still. Oh! And as they were all looking at what happened to João Paulo, suddenly Romario let the shot go. Here he is again. There was no doubting who the crowd want to win. That was Andrade, just been signed by Roma from Flamengo. As ever, the football has drawn good crowds. It's a packed stadium, not quite matching the 108,000 and more that watched the final 4 years ago. But even so, the crowds have been good and they've seen more goals than in the last tournament. 94 now, as opposed to 83 in Los Angeles. Pasadena and various other parts of the country, to put it all in context. But it was a tournament played on both coasts of America. I suspect they would like the World Cup to be too. And that's for the future. João Paulo gets the free kick here. Brought down by Tatarchuk. Certainly be a loss to the Olympics in financial terms. The football was not a part of it. Another booking, the French referee.
not liking the tackle of Tatarchuk sufficiently to put his name in the book. It's the fifth booking of this final. It's not quite in the Olympic spirit, is it? It's well reached at full stretch by Dmitry Karin. Brazilians seem to have found themselves a bit again. Jao Paulo, he's done well since he came on. More combative than Bebeto. Every one of the Brazilians in search of glory. Do like to have a crack. And I hope nobody ever tries to stop them. André Cruz, Luis Carlos, Careca making his way into the middle. It took quite a dip as the challenge came in from Vilukovic. Could have embarrassed the goalkeeper. 9 minutes left, 1-1 the score. And after a very quiet time, the Brazilians now looking the more likely. Jao Paulo. Never going to get anything for that. Savicek. Kuznetsov happy to let it run. And 13 different winners. The Olympic title in football. The only South American side to be successful was Uruguay. Won it twice in 1924 and 28. France in 1984, ending a run of Eastern Europe success. East Germany, before that Poland, before that Yugoslavia, and then back to the Soviets. Last victory in 1956. Brazilians attacking the Olympic claim end. Jao Paulo, lovely close control. Careca. Luis Carlos. Vilukovic just really up in the air more than away. Andrada. Romario. Being held before he turned. So again, forward in numbers. Luis Carlos. Milton, rather a dive in. This is Edmar. Dive in came from Kuznetsov. Still Edmar. Can't find the final ball. And Romario rather too concerned with getting free kicks, or better, a penalty. Tatarchuk. To his feet. Brazil keep up the style, but suggesting only they'll score if it's something pretty dramatic.
Luis Carlos. That's nice, good play, good pace. And the challenge on the edge of the area by Golukovic brings the free kick. Shouting from Dimitri Karin. His opposite number is on his own, 100 yards away. Everybody is either in the Soviet penalty area or on the edge of it. And the referee has stopped play to go and talk to the Brazilian coach. This was a warning to him. Every Soviet player in his own end. Giampaolo to take it. It's curled. Well knocked away and well struck, but wide by Milton. Under 4 minutes remaining. Goalkeeper did well then because it came through the crowd. Milton perhaps didn't do as well as seemed to be the case from the side view. Potentially taking the goal kick. Chase for Tatarchuk with Aloisio. Free kick is against Tatarchuk. Curious how second half has gone in phases. The Brazilians started the better. Soviets came back and got the equaliser. And the Brazilians really went into the shadows for a while. The injection of Giampaolo has brought them back into the sunshine. Luis Carlos with the follow-up. To see people take opponents on, even if they want to somewhat overdo it. Free kick against Yarovenko. Crowd absolutely willing Brazil to win this final. Packed house, two-tiered stadium. Good atmosphere, and there's only one winner, the majority won. Giampaolo takes it. Luis Carlos. That was a good chest trap by Dobrovolski. This is Mikhailichenko. Chance of a Soviet breakout. Kuznetsov. Held up for the moment, this is Dobrovolski. Kuznetsov, not given the time. Kareka. Right. In the pit of the stomach there. Inside the last minute of normal playing time. Usual rules apply. Two periods of 15 minutes extra time, and then if necessary, penalties. Vladimir Liuti recovering. Ladies and gentlemen, so I think it was Viktor Losev. Error. According to the provision of Federation of International Football Association regulation, there will be an extra time
15 seconds. The crowd being told there will be extra time. One of the players will change that instruction. Remains to be seen. In order to determine the winner. It's got to be quick. Mesdames et messieurs, en quart de ce match, finissant par un score nul, les prolongations vont être jouées en demi-temps de 15 minutes. Yaravenko. Playing what time the French referee has allowed for injuries and stoppages. Brazilians quite happy, it seems, to hold it as it stands now. And that they do. 1-1 at the end of 90 minutes. Romario giving the Brazilian... Italia è contro i 5, i 6 di Dobrovolski. Kvitaçvili. Liuti. Poi c'è il tocco di Kuznetsov per Dobrovolski che avanza e lascia partire un tiro ancora. It's all yours, Barry. Yes, we've got a little under half an hour here, Des, and perhaps a penalty competition to sort out who's in the gold medal position here in the football tournament. Brazil trying to go better in this stadium than their 800 meter runner Joachim Cruz, who followed, of course, his goal in Los Angeles with a silver in the 800 here. First foul of note. And the caption was not of the injured, but of the offender. Golukovic. The injured, I believe, is Jao Paulo. It is indeed, for all the fact that this is Luis Sergio. Brazilian Football Federation should really send a note to the Olympic authorities and the FIFA authorities as to what their players are called. If we'd have had to go around saying Edson Arantes do Nascimento every time he got the ball, Pelé's goals would have been hard. Golukovic. He's talked to by the referee, so is Mikhailichenko. So was Viktor Losev. The Soviet goalkeeper. Just moved from Moscow Torpedo to Moscow Dynamo. As a result of a row with the coach there, the former international player, Valentin Ivanov. Andre Cruz from Ponte Preta. Looks as though he's going to have a strike, but he'll have to drill a hole. And he couldn't. Aloisio. And the linesman kept his flag down. Savichev. Beauty came into the match, as you can see, with a problematic left knee, limping away rather. Jenny Yaravenko. And Platachuk unable to keep it down. Claudio Taffarel came to the fore in the 85 World Youth Cup. That's when he was first noticed.
has suggested that he will be quite an asset to the side, who in the past haven't always had a reliable goalkeeper. Kuznetsov caught in possession. That's a second chance. Mikhailichenko. Kuznetsov. That's good play. Savichev. Mikhailichenko had gone the other way. Played the wrong side of the defender. Edmar. Kuznetsov. Vladimir Luiti. Lasev. Dobrovolsky. Lasev. Corner. We've had a third of the first period of extra time. No addition to the score. To have tuned in since the football started. It's extra time here in the Olympic final between Brazil and the Soviet Union. Brazil playing in their traditional colours, as indeed are the Soviets. Which means that Brazil are attacking the goal to our right. Romario in the first half of normal time, and Dobrovolsky with a penalty in the second half. Scorers of the two goals. Almost stepped on it. Chapalo, good save. Enough to get the coach off his feet. Careca. He might get a lot of people off his feet if he continues to progress, as you suggest he will. That's a corner. Take it. Careca in the middle of the six-yard area. Disappointing corner. Mikhailichenko, Careca, Luis Carlos, well met, and Lasev. Careca on the chest, beaten at his own game. Careca again occupying two in the middle of the six-yard area, and a bit of pushing and shoving. Came a defensive header. Appeal for the corner, which has been given. And the applause comes from Edmar, and the prayers from Romario. And what the protest could have been about, unless they thought it was deflected by a hand, which you could hardly give handball for that.
corner meanwhile is taken. For the benefit of all concerned, will be taken again. Mikhailichenko in the middle. Jao Paulo. Kureka. It's a wrestling match going on in the middle again. And again, the defensive header comes off a Brazilian. Two stayed back. Very disorganized. Edmar couldn't get in. Luis Carlos. That's Karin's, where it should have been. Free kick. Defence there, Anatoly Bishovic wouldn't have been too pleased with. They all came out except two. We're inside the last 5 minutes of the first period of extra time. Balance of players remained slightly more with Brazil. Zarevenko losing out. Created some sort of record tonight for the number of players caught in possession. Free kick quickly taken. This is Edmar. Jorginho unable to keep it in. Kuznetsov. Dobrovolsky supporting him. That's a poor pass. Not too much movement for Yarovenko. And in the end, he makes a foul throw. Referee showing him how it should be done. I think he ought to know by now. Taffarel, it's a good throw out to Jorginho. Kareka down the left side. There's Catastrophe for company. And Mario had no chance of getting that. That's the disappointment of the crowd. Not only do they want to see Brazil win, but they want to see Romario score the winning goal, it would seem. Edmar. He's a useful player too. But like the rest, wants to beat the world. Free kick has been given though. Players now on the edge of the 18-yard line, one side or the other, including Edmar. Oh dear, oh dear, oh dear, what a waste that was. Right underneath it, spooned it a mile wide and high. I don't know what the Soviet team watched. Penalty taking by the Brazilians the other night. He was pretty expert at the beginning. Enough to put out the Germans. This is Savicev. Might not need penalties. Yuri Savicev of Moscow Torpedo puts the Soviets 2-1 in front. You may ask, where were the Brazilian defenders? Slightly fought the Bishovic. Well, it was an attempt at a tackle, but belonged to Twickenham, and it was a very good finish.
pushed it past his men. And the Brazilians were coming from all corners, but no one looking like getting back in time to save the goal. 30 seconds of the first period of extra time left. 2-1 to the men in red. Milton. The goal was scored by number 19. Free kick given for the challenge by Yaravenko. Luis Carlos placing the ball. And the support here for the country of Gorbachev. Whoever their president may be, and that's being debated. Andre Cruz. The odds are on a shot again. Well, it was of sorts. And we reach half-time in the extra time period. And the Soviet Union 2-1 in front to take his time too. The Germans wanted the kickoff. Photographers have gone back to sit down. So have all the substitutes, except one for the Soviet Union. And the Soviet Union get the second half of extra time underway. 15 minutes remaining in the Olympic tournament. And I hope they won't all be as negative as that one. That moment. Luis Carlos. Beaten to it by Viktor Losev. Vlada starting the attack. Luis Carlos. Brazilian has stayed down in the centre circle. Good pacey run by Luis Carlos. Unable to take the ball with him in the last strides. Pereca it was who's down, but he's back on his feet again. Foul throw. Those who came to the Olympic Stadium with a thought that they might hear a different tune. At the moment, look as though they're going to hear yet again the stirring anthem of the Soviet Union. Slight hesitation. And a knock in the face, but he might well have decided to go on, Joao Paulo. The crowd didn't like the challenge, but I don't think it was a deliberate foul. Offside against Romario. Particular picture, he looked a bit more like Sanchez of Real Madrid and Mexico. Necessary.
as for the diving. We've certainly seen enough of that. Kuznetsov. Tachvili. Two waiting in the middle. Now three with Mikhailichenko. Tatarchuk. Backwards and forwards on the same line, getting nowhere fast. Schiappalo. He was pulled a bit at the start, then pushed a bit, then gets his free kick. What did I do? Says Tatarchuk. And that's the second time he has been shown a yellow card. So Vladimir Tatarchuk will play no further part in this final. For a little under 11 minutes, the Brazilians will have a one-man advantage. And listen to the support the men from South America are now getting. Tatarchuk, who was booked in the second half, booked now in the second half of extra time, and so departs. Pereca. Still, the Brazilians flatter a bit to deceive. Make the ball do the work now. They've got a man advantage, they've got to stretch the Soviet team. That's a reasonable start. Kareka taking on Lasev. Vladimir Liuti, Mikhailichenko! Goalkeeper did well. But again, the rest of the Brazilian team have gone sightseeing. Where they come again. Edmar. All back by one for the Soviet Union. Andrade, he plays football in Italy, he goes back after the Olympics, he's been signed by Roma. Dobrovolski, more height than distance. Omar Taffarel in the Soviet half. Brazilians beating each other. Luis Carlos. Good attempt at a cross. It was well cut out. Yevgeny Kuznetsov. They've kept five back. Edmar. Not too much support coming for him. Everybody in front moving away. Romario comes short for him. Edmar. Kareka. There's a gap. There's still a gap. Oh! Edmar. Corner. The goalkeeping may not have been in the British goalkeeping book, but it was very effective. Great support for the Brazilians. They want the samba and soul. Whoops! He recovers, Luis Carlos. Kareka.
7 minutes left. Romario. It was out. Kuznetsov. 6 minutes left. Here they come again, Luis Carlos. Aloisio forward in the attack. Which he ended with a powder puff. And on the bench, I cannot stand it any longer. The tears are not too far away. I have to say that with the enjoyment, some of what we've seen is enough to make a neutral weep. Milton started it, Kareka trying to carry it on. Challenged by Viktor Losev. Maybe it's going to make a last substitution. Giampaolo. Come here. You don't need the ball, do you? Savicev grabbed by Aloisio. And a booking resulted. This is Igor Sliakov of Dynamo Moscow. And he's going to replace Vladimir Liuti. He leaves the field a little reluctantly. Clock still ticks away. It says 4 minutes and 7 seconds. And the referee will have to allow for this substitution. Yakov, been in the Olympic team for a couple of years. Dobrovolsky. Substitution. Useful cross. Virginia, a little lucky. Kareka. Number 3, Igor Skiliarov. And la substitution pour l'URSS. Numéro 11, Vladimir Liutitz. Another pained expression. Numéro 3, Igor Skiliarov. Entrée. Aloisio. Kareka. Back in front of the defender again. And possession lost. The new man gets a touch of the ball. Another minute has ticked away on the Olympic Stadium clock. Edmar, cut out by Mikhailichenko. Oh dear. Edmar's challenge. Referee with words again. The Soviets European Championship player stays down. And a second booking. In fact, Edmar dispatched. No need for yellow this time. Straight red. So a player of either side sent off. Not a particularly good advert for the game at the end of the Olympic final. Two sent off.
And a full hand of bookings. And as far as the crowd are concerned, the wrong side's going to win. Igor Dobrovolsky waiting to take the free kick. He's in no particular hurry. We've got to see who he's going to aim for. There was an offer. Goal kick. It's coming down to the last gasps. Milton just gave it away. They don't seem to have what it takes, the Brazilians. Entertainers certainly, but they're not going to finish at the top of the bill. Milton. Clues can't afford mistakes like that. Stadium clock is down to the last 10 seconds. Soviet defense stands up again. Free kick for the challenge on Dobrovolsky. Referee checks his watch. We're now playing the time that he's allowed for the substitutions and the conversations and the bookings and the sendings off, and the coach of Brazil can stand it no more. And the player has only been on a few minutes, Lyakov, quick to pick up the idea that when you're challenged you fling yourself around. Aloisio. It's a poor pass. And here comes Mikhailichenko. And he'll just slow to a walk. But his colleagues won't. Possibility here, Dobrovolsky. And in fact, the pass didn't come to Dobrovolsky. Shot came from Savichev. Actually had two men over. This was one. There was another to his right. Big still for Brazil. Or is it just agony? Soviet Union finish on top. More direct, taking their opportunities. The Brazilians too keen to over-elaborate, and that contributed to their opponent's success. The gold medal in the football goes to the Soviet Union. Their coach, Anatoly Bishovets, who may well become the Soviet coach of the national side, with Valery Lobanovsky not in the best of health. And this victory will do his chances of taking that position no harm at all. Disappointment on the faces of all. Good evening and welcome to the European Championship for the final, live from Paris, between France and Spain. It's the climax of a tournament that's improved.